Dunque, la felicità è uno stato dell'anima, per cui cosa significa? Significa che ci troviamo in un momento, in una situazione in cui ci sentiamo appagati nel corpo e nello spirito. Vuol dire che nella nostra vita in quel momento ha trovato quelle persone e quelle occasioni che ti rendono felice, ti danno la soddisfazione. Quindi il tuo lavoro ti gratifica, i tuoi rapporti interpersonali ti gratificano. Però la felicità, secondo me, è uno stato transitorio nell'essere umano che non ha raggiunto uno stato di illuminazione, diciamo così, di uno stato di coscienza elevato. Per cui noi ogni volta che troviamo degli ostacoli o dei rapporti personali che non quadrano con la nostra personalità, questo ci crea degli scompensi e quindi non siamo più felici, no? E quindi questa transitorietà della felicità nella vita terrena fa parte della vita stessa. Nel momento in cui raggiungi, credo, uno stato superiore di coscienza, quello che si chiama un'illuminazione, probabilmente non hai più questi scompensi animici o spirituali, non so come chiamarli, nei confronti del mondo esterno, perché la felicità te la sei creata dentro te stesso, è come un fortino che ti sei costruito dentro te stesso, che non ha più nessuna influenza col mondo esterno. Il mondo esterno non ti tocca più, lo vedi come un osservatore, come osservare una fotografia, una cosa, senza però questo che ti tocchi. E questo è il rimanere in uno stato di non karma, no? Di non interazione col mondo esterno. Quindi il nostro scopo è quello di raggiungere il più possibile, il più presto possibile, l'illuminazione per essere felici eternamente. La luce che ti guida nei momenti più bui può essere una luce interiore o anche una luce esteriore, cioè la luce di una persona che ti avvicina e ti accende la luce che è dentro di te, no? O la fa risplendere. Quindi ognuno di noi ha una luce interiore e può trovare delle luci esteriori che a sua volta ti accendono la luce interiore. Quindi sono ambedue le cose, la luce che tu porti dentro e la luce che gli altri possono dare.